oggi video specialissimo, vi facciamo vedere come realizziamo le nostre challenge. Mi raccomando, non mangiare niente della challenge. Ciao. Cosa potrei mangiare? Questi qua, i miei preferiti sono. Ragazzi, non mi sento, tantomeno ora vado in bagno. Letizia! Ai! Ai! È svenuta! Ciao amici! Ciao ragazzi! Benvenuti in questo nuovo video! Io sono Nico e lei è la... Leti! E insieme chi siamo, Letizia? Letizia Forever! Oggi video specialissimo! Vi facciamo vedere come realizziamo le nostre challenge! Praticamente un dietro le quinte! Sì! Da sistemare le cose, le luci, videocamere e fino al montaggio! Ragazzi, sarà una challenge di Halloween! Sì. Prima di iniziare, però, vi voglio ricordare di iscrivervi al canale e mettere tanti like! Più iscritti, più like, più visualizzazione significa più video. Mi raccomando, questo è importantissimo, quindi andate subito sotto a iscrivervi al canale e soprattutto a mettere un bel like. Anzi, ricordatevi anche di condividere e commentare. Bravissima Leti, bravissima. Quindi dai, iniziamo il video. Meno 3, meno 2, meno 1. Allora, Letizia, devi far vedere ai nostri amici cosa è che mangiamo in questa challenge. Allora, qua contiene, c'è scritto anche qua, queste ciupa ciupa, poliziosi. Questa caramella che non so cosa sia, questa nemmeno, questa qua sì. Poi abbiamo questo qua che non so cosa sia, caramelle? Quelle sono del marshmallows. Ah, caramelle, marshmallows sono buone, dai. Queste sono le mie preferite, le sì, adoro. Sono degli arachidi. Poi c'è anche questo, che questo qua me lo una serie di caramelle, e quelle sono buonissime. Io non ti do niente. E poi queste caramelle che ci basteranno per tutto l'anno, credo, papà. O per la challenge, dipende quanto tu mangi. Guarda che io mangio tutto. Letizia porta la luce davanti al cibo. Al tavolo, sì, che dopo prepariamo. Qua. Sì, vai in camera e vai a prendere la benda. La benda, bravissima. Posso prendere anche due perché ne ho un sacco di bende per dormire. Eh sì, ne servono due. E anche la ruota della fortuna. Papà, papà, l'ho presa la benda. Ecco, la benda, mettila là sopra. Sposta la luce qua davanti. La metto qui? Sì, no, 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 qua, qua davanti. Okay. Se non so, la mettiamo. Ah, poi dobbiamo levare anche questa sedia qua, che non serve a niente. Andremo a mettere la telecamera in mezzo allo ring. Poi prendiamo l'altro ring, che è questo. Papà, io vado, ciao. Sì, vedo come ti stai impegnando a sistemare le cose. Adesso io vado a scar... Cos'è questa cosa? Il corsia ovvio! Ha senso parlare in corsia e via! Allora adesso io vado a scaricare i primi file e vi faccio vedere come vado a montare il video. Gagnagna! Ma mi stai prendendo in giro? Certo! Ragazzi, mi prende sempre in giro! Aia, che cos'è, bocchiaio? Così c'è? Gagnagna! Beh, no, fammi un corso veloce! Aspetta, Ionia, amio! Allora ti spiego! Sì, dimmi! Amo, si dice amio! Provo, amio! Va bene? Dopo? Un'altra parola? Aglioria. Verificchia. Si dice verificchia. Verificchia. Va bene? Senti, io Letizia faccio una cosa veloce veloce. Vado a montare il video, che è l'unica cosa che so fare. Sì, anche io. Vai bene anche tu? Ciao. Anzi, tu se vuoi vai a giocare un po' a Roblox. Ci il tempo che scarico ci vorrà 10 minuti. Sì. Mi raccomando, non mangiare niente della challenge. Ciao. Hai capito? No, non mangio niente. Ok, ci siamo? No, 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 ci siamo capiti? Cosa potrei mangiare? Questi qua, i miei preferiti sono. Letizia, non devi mangiare niente. No. Sento, ti stai toccando. No, non sto toccando niente. Sono andato in bagno a far pipì. Adesso vado in camera e me ne mangio un po'. Tanto come si accorge? Poi li metto a posto, ci metto lo scotch e li metto così. Ora vado a mangiare e a giocare a Roblox. Ciao ragazzi. Che buoni ragazzi. Giocare a Roblox e mangiare sti cosi. Che buoni. Ragazzi, non mi sento, tantomeno ora vado in bagno. Papà, non mi sento tanto bene. Un po' mi gira la testa, mi fa mal di gola, mi viene da svenire, non mi sento bene. Hai mangiato qualcosa? Sì, ho mangiato degli arachidi. Letizia, quali arachidi? Quelli di Halloween. Letizia, ti ho detto prima che non dovevi mangiare niente, ci serve per la challenge. Io avevo fame, cosa ci posso fare? Erano così buoni. Vedi Letizia, erano così buoni, ma adesso stai male. Portameli qua, voglio vedere quali sono. Ecco, mi papà ha mangiato questi. Sono arachidi salati. Letizia,
Prova a buttarti un attimo a letto, magari il giramento di testa e il mal di pancia ti passa. Ok, ok, ci vado. Ragazzi, mi dispiace, dobbiamo un attimo sospendere il video, lo finiamo dopo. E la Letizia non sta bene, non lo so, le gira la testa. Vi prometto che vi faccio vedere il dietro le quinte della challenge. Ragazzi, non mi sento tanto bene, vado un attimo in bagno. Cos'ho in faccia? Papà! Papà, papà, corri! Cosa c'è, Letizia? Ho dei puntini bianchi addosso! Muoviti! Cosa c'è, Letizia? Mai visto, Letizia, cosa hai in faccia? Tu... Hai le pustole! Che schifo! E sulle braccia? Pure! No, Letizia, queste sono pustole, Così. Aspetta che chiamo un attimo la mamma al telefono e sento una... Non è che sei allergica agli arachidi? No! Sicura? Sì! Chiamo la mamma, sento un attimo la mamma, dai! Vabbè, chiama la mamma, dai! Pronto, Patrizia? È logico che ti chiamo, precosa, pre-Letizia. Non sta bene, gli sono venute fuori delle pustole. Delle pustole bianche con degli aloni rossi. Penso che sia allergia, sai. Dovevamo fare una challenge. C'è cioccolata, il marshmallows e dopo c'erano degli arachidi. Lei ha mangiato degli arachidi salati. E chi ne sapeva che la Letizia era allergica agli arachidi? Sì, devo dargli l'antistaminico che ce l'abbiamo. Ok, adesso gli do l'antistaminico e vediamo come va. Ragazzi, gli devo dare l'antistaminico. Per fortuna ce l'abbiamo a casa. Adesso gli diamo l'antistaminico e vediamo come sta. Letizia, ti ho portato la medicina. Ok, grazie. Che schifo! Bevi tutto, bevi tutto. Ragazzi, non mi sento bene. Papà, non sto bene. Vieni. Ma sei finito? Mi fa male la gola. Mi viene da spedire, papà, muoviti. Eccomi qua, Letizia, cosa c'è? Mi manca come respiro, non riesco a respirare. Sei piena ancora di pustole. Mi sa che l'antistaminico non ti sta facendo niente. Mi sento bene. Diamo un attimo in bagno, dai, vieni. Porti in bagno, dai, vieni qua. Letizia! Ai, ai, è svenuta. Ai. Aspetta, la lingua! Ragazzi, devo interrompere un attimo. Ragazzi, è svenuta. Aspetta, mi ti prendo la cucina. Metti. Aia, sta riprendendo. Dai, apri un po'. Aperto gli occhi. E allora, vai. Adesso arriva la mamma. Sta arrivando la mamma. Okay. Guarda, è arrivata anche la mamma. Ecco, sono arrivata. Eh sì. Amore, come stai? Un po' meglio. Come ti senti? Però io sinceramente la porterei in ospedale. No, meglio che la portiamo. Guarda che buboni che ha. Guarda in ospedale. Io guarda, odio l'ospedale. Mi fanno le punture. Non ti fanno le punture. Ti danno meglio una medicina. Meglio che ti fai vedere quei buboni. Ah, è un'allergia. Vado a prendere la macchina e la portiamo. Prendi la macchina e andiamo subito. Dai, via. Non ti fanno niente. Buono, portiamo via. Tizia, come stai, amore? Sì, un po' meglio. Dai, che arriviamo, amore, dai, all'ospedale. Manca poco, arriviamo in ospedale, ok, amore? Dai, resisti. Respiri meglio? Letizia, ancora. Respiri? Sì, un po', dai. Andiamo dentro e vediamo cosa ci dicono. Ecco qua, ragazzi, siamo arrivati al pronto soccorso. Letizia ha ancora i buboni. Sì, ce l'ho ancora. Sì, mamma mia, delle pustolone bianche. Siamo attenti, attraversiamo. E adesso entriamo al pronto soccorso. Naturalmente al pronto soccorso non si può riprendere. E dopo alla fine vi diciamo com'è andata. Vedere ancora pusto lei. Allora adesso vado subito, vado a chiamare un medico e dopo richiamo la mamma. Ok? Siamo appena usciti, ancora un po' di pustoline anche sulle braccia. Fai vedere, ce l'hai ancora quelle sulle braccia? Sulle un braccia? Po'. No, mi sono sparite. Le ho fatto una veloce flebo. Ti senti meglio? Sì, dai, mi sento meglio. Adesso andiamo a casa e spieghiamo ai nostri amici cosa ti hanno fatto. Ce la fai? Sì, ce la faccio. Dai, andiamo a casa? Andiamo a casa. Andiamo. Eccoci qua, ragazzi, siamo tornati a casa dall'ospedale. La Letizia sembra che stia bene. Sì, ha ancora un po' di macchiette, un po' qua, ancora sulla manina, ma sta abbastanza bene, almeno. L'hanno fatto le flebo, facciamo vedere... La flebo? Ecco qua, ragazzi. È vero, piano. Non riesco a toglierlo. Riesci? Ai, che male! Ah, guardate quanto sangue! Ti fa male?
un po', dai. Quindi siamo qua a dirvi cosa? Di stare sempre, sempre attenti a quello che mangiate. Se siete allergici, chiedete sempre ai vostri genitori. Io sinceramente non sapevo neanche che la Letizia era allergica agli arachidi. Allora perché mi fai mangiare, scusa? Ma veramente te le sei prese e te le sei portate via? Ricordo più. Per quello. E c'è uno per la challenge. Il video della challenge è dietro le quinte, lo faremo più avanti. Quindi vi prometto che lo facciamo e lo faremo più avanti. Quindi siamo qua a cosa, Letizia? A dire ai nostri amici cosa? Che si devono? Iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bellissimo like, condividere e commentare. E un'altra cosa, dobbiamo salutare una nuova iscritta che si chiama Sara. Ciao Sara! Ciao Sara! Quindi ragazzi, dai, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, attenzione a quello che mangiate! Ciao! Ciao!